Amici di Rete Autosport, benvenuti alla nuova puntata di Eccellenza On Air, un'altra settimana importante che noi ovviamente seguiremo in diretta dai campi di Eccellenza dopo un turno, quello passato, che ha detto tanto. Chieti e L'Aquila hanno impattato sull'1-1, l'Avezzano non è andato oltre il pari, come detto e come purtroppo devo ancora confermarvi, stop per il Lanciano causa Covid, Lanciano che non tornerà in campo nemmeno domani, quindi rinvio per Lanciano Angolana, turno di riposo per il Chieti al San Marco, scontro come se fosse un bivio Delfino Frate, hanno assolutamente bisogno di punti e hanno bisogno di una vittoria. Io vedo già pronto il mio mosaico, un ringraziamento particolare alla regia Mario Giacchetta che ci regala queste meravigliose immagini con i nostri inviati che vedo già pronti sui campi, naturalmente mascherina d'ordinanza per chi è lì nei pressi della struttura sportiva di riferimento, e un saluto a Federico Di Fabio che può in tranquillità invece parlare e mostrarsi in tutta la sua bellezza. Un saluto a te Federico, un saluto ad Alice da Capistrello, un saluto ad Arsenio Iannotti e ad Angelo Liberatore da L'Aquila. Allora ragazzi, come detto, domenica è stato un turno importante, soprattutto grazie al big match dell'Angelini tra Chieti e L'Aquila, e io vorrei aprire proprio con Arsenio Iannotti, non solo per farci un po' un resoconto anche sugli umori della piazza dopo il pari con la formazione di Capellacci, ma anche perché evidentemente questa è stata e sarà una settimana diversa rispetto alle altre, appunto perché la formazione di Lucarelli osserverà il turno di riposo. A te Arsenio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a te Lorenzo, ben ritrovato. Del resto noi ci siamo visti in occasione proprio del derby tra Chieti e L'Aquila, una sfida che si è decisa, diciamo così, tutta nel primo tempo con le due marcature. Poi nella ripresa il Chieti ha provato a fare qualcosina in più forse rispetto all'Aquila. Alla fine però il pareggio delle quali si sono dovute accontentare un po' tutte e due le squadre. Sì, dicevi benissimo, è un pomeriggio molto particolare, un venerdì particolare per il Chieti, quello che sta affrontando la squadra di Lucarelli, perché chiaramente non giocherà nel weekend, in particolare domani per effetto del turno di riposo. Oggi Alessandro Lucarelli ha concesso il pomeriggio libero ai ragazzi che però torneranno regolarmente ad allenarsi nella giornata di domani sul manto in sintetico di ultima generazione, un vero gioiellino a Tollo, dove tra l'altro sarà effettuata anche la rifinitura poi martedì alla vigilia del prossimo incontro del Chieti nella quinta giornata. Il delicato infrasettimanale di mercoledì allo Stadio dei Marsi contro l'Avezzano. Infatti, la concentrazione è già verso quella partita per quanto riguarda il Chieti. Del resto, la società, vi dicevo, di Tollo, la scelta della società è stata quella dall'inizio del mini torneo di preparare le sfide in trasferta sul terreno di gioco di Tollo, mentre direttamente all'Angelini, quando all'indomani si affronta in casa un'avversaria di turno, come è stata nel caso dell'Aquila. La squadra naturalmente osserverà con attenzione gli incontri previsti per domani, Delfino Flaccoporto contro Capistrello e soprattutto il derby L'Aquila-Avezzano. Nel secondo collegamento proveremo anche a capire quale possa essere il risultato che andrebbe meglio ai neroverdi. Non è scontato, Lorenzo, anche in funzione del calendario dei prossimi impegni, perché come dicevamo il Chieti poi affronterà L'Aquila. Alessandro Lucarelli proverà ad approfittare della pausa per recuperare i giocatori come il portiere Matteo Forti e Mattia De Fabritis assenti contro l'Aquila. A tal proposito, per l'edizione serale abbiamo un prezioso contributo con il segretario del Chieti, Nicola Di Giovanni, che ringraziamo, che ha fatto il punto sugli infortuni e sul programma degli allenamenti proprio in vista della sfida con l'Avezzano. La squadra sta molto bene, sta continuando ad allenarsi sul sintetico di Tollo e ovviamente domani guarderà con molto interesse alle partite della giornata di Eccellenza.
però la testa è tutta rivolta alla partita di mercoledì contro l'Avezzano. Si sta lavorando per gestire bene le forze, arrivare alla partita nel migliore dei modi possibili e ovviamente lavorare anche pensando al fatto che domenica ce n'è un'altra, domenica prossima ce n'è un'altra contro il Capistrello. Si sta cercando di recuperare due calciatori in particolare che hanno avuto qualche acciacco in questi giorni, e cioè il portiere Forti e De Fabritis, che non hanno giocato contro l'Aquila, e inoltre torna a disposizione Cristiano Verna, che ha scontato la squalifica di una giornata dopo l'espulsione contro il Delfino Flacco Porto. La squadra si allenerà, oggi ha osservato un turno di riposo, si allenerà domani pomeriggio, poi domenica mattina e poi lunedì e martedì di nuovo in campo sempre di pomeriggio per le ultime sedute. Martedì ci sarà la rifinitura e poi ovviamente la gara di Avezzano. E tutto per ora, Lorenzo, da Chieti a tra poco per ulteriori aggiornamenti e novità. A te. Grazie Arsenio, naturalmente sempre collegato con noi in diretta su Eccellenza On Air per questa settimana, tra virgolette, di riposo per la formazione di Lucarelli, che sicuramente avrà bisogno un po' di rimettere a posto non solo le energie ma anche le idee, perché poi nel momento in cui non si va a giocare si rischia di staccare un po' troppo la spina e perdere la concentrazione giusta per affrontare un torneo sì corto ma anche difficilissimo, non solo perché tutte le compagini si sono attrezzate ma soprattutto perché questo tipo di torneo nasconde tante insidie che potrebbero arrivare anche delle brutte sorprese. A proposito dell'incontro del Samacco, saluto e invito al collegamento, ecco già lo vedo pronto, Federico Di Fabio da Pescara, che ci darà le ultimissime in casa Delfino. A te Federico e buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Lorenzo, buon pomeriggio a tutti quanti i colleghi e chi ci segue da casa. Hai detto bene poco fa, la concentrazione va trovata specialmente in questo mini torneo, cosa che Bonati ha voluto fare assolutamente. Difatti la squadra dopo la partita di domenica contro l'Avezzano, un pareggio importantissimo, il primo punto per il Delfino, che sicuramente ha fatto una partita abbastanza gagliarda e importante dal punto di vista anche motivazionale, dopo aver trovato due sconfitte ovviamente con l'Aquila e Chieti, e non ci si poteva aspettare qualcosa in più. Hai detto bene, perché Bonati ha subito chiesto ai ragazzi di allenarsi già da lunedì. Difatti la squadra si è allenata lunedì, martedì con il riposo del mercoledì, ieri e questa mattina ha diciamo anticipato quella che era la solita sessione di allenamento del sabato di pre-partita, in quanto appunto la partita non si discuterà domenica ma bensì domani, e quindi Bonati che ha tenuto sull'attenti i ragazzi che si alleneranno anche domenica in vista del match infrasettimanale con l'Angolana. Non ci sono grandissime novità dal punto di vista dell'infermeria, perché appunto Albanese, che è rientrato come anticipavamo giovedì scorso, ha giocato 90 minuti e poi nell'edizione serale di Eccellenza On Air sentiremo quelle che sono state le sue emozioni nel rientrare in campo dopo sei mesi per forzatamente per lo stop dovuto al Covid, due partite saltate per infortunio. Appunto sentiremo le sue parole, quelle di Andrea Sabatini, i due che compongono la linea difensiva del Delfino, che domenica scorsa è stata composta da Lupo nel terzetto, che Bonati sicuramente riproverrà con il Capistrello, ma da vedere se tornerà dal primo Andrea Giannini a sostituire appunto il figlio d'arte Daniele Lupo. Per quanto riguarda l'infermeria, appunto diciamo prima, Molenda rimane tra gli indisponibili per mister Bonati, una pubalgia che sta davvero rendendo difficile queste settimane per il ragazzo nativo di Foggia. Si unisce a lui Simone Fichetti, che comunque era acciaccato settimana scorsa e non è stato portato ad Avezzano, e questa volta invece non si è allenato neanche durante la settimana, quindi sicuramente sarà out, contrariamente a Brattelli, che era dato per infortunato per la partita di domenica, ma comunque ha sentito nella rifinitura di sabato dei segnali positivi al tallone, aveva dei problemi
al tallone d'Achille, è stato portato in panchina e è riuscito addirittura a giocare 20 minuti, quindi possiamo dire che è completamente ristabilito, non ha 90 minuti da cambio, ma Fratelli sicuramente sarà del match. Prima di restituirsi la linea, c'è da dire ovviamente la notizia più importante, ovvero quella della negatività di tutti i tamponi effettuati nella giornata di mercoledì dal gruppo squadra. Siamo con Stefano Albanese e Andrea Sabatini. Partirei subito con Stefano, che è rientrato dopo ovviamente i sei mesi di stop dopo il Covid, poi hai saltato le prime due per infortunio. Le tue emozioni verso il rientrato in campo e poi come stai? Ma innanzitutto buonasera, sono rientrato, sì, ho avuto un problemino diciamo di 15 giorni che grazie allo staff medico siamo diciamo riusciti a curare al meglio, e quindi domenica ho fatto il mio esordio in questo mini campionato e niente, sono molto contento, soprattutto comunque di aver preso un buon punto lì fuori casa in un campo difficile. Comunque giocare parecchi minuti dopo un infortunio è sempre bello dal punto di vista della mente, ma anche dispendioso dal punto di vista fisico. Sì, sicuramente, non posso dire che stavo proprio al 100%, però quando si entra in campo si scorda tutto, e quindi uno cerca sempre di fare il mille per cento di quello che può dare, quindi sono molto contento. Andrea, un tuo commento sulla partita di domenica, comunque è stata sicuramente positiva, peccato per il gol a freddo nei primi 10 minuti, però poi insomma avete dimostrato di essere una grande squadra. Eravamo partiti bene, poi il gol diciamo ci ha dato un po' le gambe moralmente, ci siamo ripresi al meglio, abbiamo trovato il pareggio e meritavamo anche qualcosa in più secondo me. Parlando un po' di quella che è la vostra piccola carriera, comunque siete giovanissimi, secondo anno insieme al Delfino, ma comunque avete già condiviso altri spogliatoi. Innanzitutto, come vi siete trovati insieme? Beh, Stefano lo conoscevo già da tempo, è un bravissimo ragazzo, oltre che un buonissimo calciatore. Niente, siamo diciamo compatibili sia a livello sportivo che fuori dal campo. Sì, vabbè, Andrea, ci conosciamo da 10 anni, abbiamo fatto tutta la scuola calcio col Pescara insieme, il settore giovanile, e niente, questo è un ambiente bello. Sono stato in un ambiente un paio di anni fa in Serie D, dove anche lì ci sono dei giocatori grandi, e diciamo che qualcosina in più a livello di carattere, quello ci vuole in un ambiente di Serie D. Però qui diciamo un ambiente giovane dove puoi sbagliare, puoi commettere errori e mai nessuno ti verrà a dire niente, quindi questo è un grande punto di forza secondo me di questa squadra. Facendo una piccola battuta, chi è dei due che comanda la difesa? Ci alterniamo, dai. In base a chi sta meglio, dai. E solitamente chi è che sta meglio? Bella domanda questa. Questa è una bella domanda. Insieme. Ci aiutiamo a vicenda. Facciamo una bella coppia. Scherzi a parte, se dovessimo fare una proiezione tra 5 e 10 anni, dove vi vorreste trovare? Ma uno spera sempre di poter riuscire a fare un qualcosa in più a livello sportivo, di salire di categoria, e il sogno è sempre arrivare a fare il professionista. È difficile, uno ci può provare, comunque la cosa importante è pensare ad oggi e fare il meglio possibile nel presente. Questo. Il mio sogno ora come ora è togliere la mascherina, giusto? Poi sul futuro vediamo. Dal momento, Lorenzo, se non hai altre curiosità, ti restituisco la linea. Grazie Federico, per ora va benissimo così, ovviamente rimani con noi per gli ultimi flash prima della chiusura definitiva di questo programma. A proposito di Delfino, andiamo ora ad aprire la nuova finestra, grazie ancora al nostro Giacchetta per il nostro mosaico virtuale. L'avversario sarà il Capistrello, la vedo già pronta, Alice Pagliaroli, come sempre a bordo campo per raccontarci non solo le news a livello tattico, ma anche un po' gli umori e quello che si percepisce proprio lì dal campo di Capistrello. A te Alice, buon pomeriggio. Grazie Lorenzo, buon pomeriggio a tutti. La prima notizia è che c'è un sole straordinario qui
a Capistrello e non è notizia da poco sicuramente. Allora, squadra attesa in campo alle 15.30 di oggi, manca ancora qualche minuto, non è arrivato quasi nessuno ancora in realtà, per cui vedrete i giocatori e il mister passare proprio qui accanto a noi. Questo è il corridoio d'ingresso alla zona degli spogliatoi, cercheremo magari di fermare mister Giordani per chiedergli qualcosa. Nel frattempo comincio lì dove Federico ha concluso a tutta la squadra, i risultati sono tutti negativi, per cui sicuramente la notizia più importante di questa settimana. Ci si avvia dunque con serenità alla trasferta contro il Delfino Flacco Porto. Tra l'altro il Capistrello assieme a Lanciano è la squadra che ha giocato meno in questo campionato, perché è scesa in campo soltanto una volta, due settimane fa, in occasione dell'altra trasferta, quella di Città Sant'Angelo contro l'Angolana. Ha rimediato una sconfitta nonostante una buona prestazione della squadra, che ha lasciato assolutamente soddisfatto mister Giordani. Cominciano ad arrivare i giocatori, io passerei alle note di servizio. Cominciamo allora dagli squalificati, perché non ci sarà Fantozzi, espulso in occasione della partita contro l'Angolana e in ragione del rinvio della partita la scorsa settimana contro il Lanciano, sconterà il turno di stop proprio in occasione della partita di domani, appunto, contro il Delfino. Poi ci sono delle notizie preoccupanti che arrivano dall'infermeria, perché qualcuno si è aggregato al gruppo degli acciaccati, in particolare De Rocis non dovrebbe essere della gara a causa di uno stiramento muscolare. Arrivano nel frattempo il capitano Edoardo De Meis e Antonio Franchi, sempre simpatico. E allora Cirelli, anche se è riposato in occasione della seduta di mercoledì pomeriggio, in realtà solo in via precauzionale, non dovrebbero esserci dubbi insomma sulla sua presenza in campo dal primo minuto, a partire appunto dall'esordio di questo secondo turno per il Capistrello a tutti gli effetti, nonostante sia la quarta giornata di campionato. Dubbi anche per Rozzi ed Antonini, per cui per la formazione, Lorenzo, se sei d'accordo, aspetterei il secondo collegamento, guarderò qualcosa in campo non appena la squadra scenderà per la rifinitura tattica e cercherò di avere qualche aggiornamento circa le condizioni appunto di Rozzi e Antonini, che ad oggi sono due titolari dell'11 che scenderà in campo domani pomeriggio. Amici di Rete 8, oggi siamo in compagnia del portiere Chicco Fanti e del terzino Emanuele Lombardo. Il Delfino Flacco Porto non è partito benissimo in questa nuova formula di campionato, però insomma sicuramente ha dimostrato di essere una squadra molto importante dal punto di vista dei valori tecnici, sotto il profilo della qualità. E allora che tipo di partita vi aspetta? Beh, diciamo che l'unica squadra che ha penalizzato questo azzeramento dei punti è stato proprio il Delfino Flacco, perché alla fine stava giocando il campionato, stava lì su in classifica e andava avanti di entusiasmo comunque, oltre ai valori tecnici. Quindi ecco, a noi si aspetta una partita come tutte le altre. E noi dobbiamo pensare a fare il nostro gioco e portare a casa i tre punti, insomma. Chicco, per te è un'esperienza nuova? Sei sempre stato un grande nome per questo territorio, avresti potuto fare carriera in diversi modi, hai sempre avuto però un forte attaccamento nei confronti di questa città, nei confronti della tua terra. Sei pentito a distanza di anni e adesso sicuramente le cose sono cambiate, una bellissima famiglia, due bellissime bambine, in arrivo una terza tra l'altro, adesso sei un giocatore granata a tutti gli effetti e soprattutto le cose con l'Avezzano non si sono chiuse proprio in maniera pacifica. Sì, in effetti sì, non si sono chiuse mai in maniera molto buona, però dai, mai dire mai nella vita. Sì, adesso sono un giocatore del Capistrello e spero di fare bene per questa maglia, per questa società. Poi no, non mi pento di niente, perché l'ho sempre detto, il mio sogno era giocare con la maglia della mia città, Avezzano, e l'ho fatto, quindi Serie A, Serie B, il mio sogno era questo qua. Dove può arrivare il Capistrello e dove può arrivare una squadra come l'Avezzano Calcio, che sulla carta ce la mette tutta per arrivare lì ai vertici, però fondamentalmente sembra essere un gradino dietro rispetto all'Aquila, rispetto a Chieti? Allora, noi, parlo di noi, intanto, noi ci stiamo progettando per il prossimo anno, sinceramente. Poi quello che verrà, verrà. L'Avezzano, secondo me, qualche punto manca, perché vedendo anche le immagini è stato sfortunato. Però sì, in effetti l'Aquila e Chieti hanno un passo in più. Emanuele, quello che vorremmo chiederti è che tipo di stimoli riescono a trovare i giocatori in una formula così particolare come questa di un mini campionato a 7 squadre. L'approccio è lo stesso in fase d'allenamento, anche quando si scende in campo la domenica, il sabato in questo caso,
oppure è una competizione quasi a sé? Diciamo che può avere diversi stimoli. Insomma, per una squadra che si deve salvare, non avere retrocessioni ti fa rilassare rispetto a un campionato dove magari ogni domenica devi giocarti i punti, e il punto, devi rischiare di non perdere. Invece questo campionato secondo me può essere abbastanza stimolante anche perché può succedere di tutto. Quindi ti vai a giocare la partita e tu vai anche avere fortuna per 12 partite. Le vinci tutte e 12 e ti ritrovi in Serie D. Quindi mai dire mai. Ok, domanda secca, chi vince questo campionato? Secondo me l'Aquila. Pomeriggio. Per cui per adesso ti restituisco la linea, ci aggiorniamo tra pochissimo. Grazie Alice Pagliaroli che ovviamente farà di tutto per bloccare Mister Giordani prima dell'inizio della rifinitura. Occhi aperti da parte mia, ma chiedo qui anche l'aiuto e la collaborazione della regia. Grazie ancora a Mario Giacchetta per andare proprio a pescare gli eventuali ospiti dei nostri inviati. Abbiamo aperto con Arsene, parlando ovviamente del match della passata giornata dell'Angelini. Vado a chiudere con Angelo Liberatore dall'Aquila, perché quello è stato un match importante che ha dato tante certezze, secondo me, ad entrambe le compagini. L'Aquila ovviamente può approfittare di questo turno di riposo da parte del Chieti, ma è anche vero che dall'altra parte ci sarà un Avezzano agguerritissimo che cercherà non solo di prendere punti, ma anche di stoppare un po' la corsa degli eterni rivali. Dimmi tu se è così, Angelo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Lorenzo, è assolutamente così, ma io prima di parlare della partita vi vorrei dare quella che è un po' la notizia importante che riguarda tutto il calcio regionale abruzzese, perché oggi proprio all'Aquila io mi sono spostato dalla mia solita postazione allo stadio Gran Sasso a Concia, sono venuto poco lontano in via Lanciano, alle mie spalle la sede della LN di Abruzzo, perché stamattina qui c'è stato il presidente della FIGC Gabriele Gravina in visita, c'è stato un consiglio direttivo convocato per approfittare, tra tante virgolette, della presenza di Gravina, convocato dal presidente dell'LN di Abruzzo Concezio Memmo. C'è stata anche una conferenza stampa intorno a mezzogiorno. Insomma, importante perché? Perché Gravina anzitutto ha parlato della possibilità di rivedere le nazionali in Abruzzo. Ha detto il massimo dirigente federale, l'Abruzzo ha sempre dato un'ottima accoglienza agli azzurri, ha parlato della nazionale a Pescara, ha parlato dell'Under 21 all'Aquila, rispondendo a specifica richiesta del collega della TGR Alberto Orsini, ma, e questa è la novità, l'Aquila potrebbe essere interessata anche da una prossima esibizione, una amichevole o comunque una partita della nazionale A femminile, questo anche in considerazione dell'importanza che il calcio in rosa sta sempre più assumendo nello scacchiere nazionale e quindi anche locale. Il titolo dell'iniziativa che ha visto Gravina all'Aquila era abbastanza esplicativa: Uniti si cresce, il calcio guarda avanti. Le istanze che sono arrivate dalle società e dal presidente Memmo hanno riguardato in particolare la ripartenza, soprattutto delle attività giovanili e dei campionati inferiori all'eccellenza, quindi dalla promozione in giù, e poi anche l'impiantistica. Gravina si è impegnato, ha detto bisogna dare ascolto alle istanze che arrivano dai territori, perché non è possibile pensare a una piramide calcio che abbia un vertice solido se non sono solide anche le fondamenta, e le fondamenta naturalmente sono la terza, la seconda, la prima categoria, la promozione, l'eccellenza, di cui noi parliamo diffusamente ogni settimana. Assieme a Gravina c'era anche Daniele Ortolano, attuale consigliere federale, ma anche precedente presidente della LN di Abruzzo. Insomma, una mattinata importante, e vedremo di avere uno stralcio delle dichiarazioni post conferenza stampa del presidente Gravina da inviarvi proprio per la striscia serale della nostra trasmissione. Nazionale è sempre stato un in Abruzzo, ha sempre ricevuto grandissimo supporto, grande sostegno, una regione che ha sempre accolto con grande entusiasmo le nostre nazionali. La nazionale del 21 manca da parecchio tempo anche qui all'Aquila, adesso vedremo sicuramente le condizioni, perché comunque con una presenza non solo la nazionale del 21, ma trovare anche le condizioni che piacerebbe che la nazionale A femminile
come oggi è emerso anche nella mia serata che abbiamo fatto qui all'interno del comitato, la stessa presente in Plagna. Plagna deve ricominciare a tornare punto di riferimento importante per il nostro colore azzurro. Sapevamo che in questa fase, in questo momento dell'anno, questo particolare momento legato alla pandemia, era molto difficile pensare di riavviare il 100% dell'attività. In parte legato a una nostra scelta di tutela della salute dei nostri atleti, dei nostri dirigenti, dall'altro perché alcune leggi dello Stato imponevano alcune restrizioni. Oggi dobbiamo scrollarci di dosso questa nostra sorta di indolenza legato alla incapacità di reagire in maniera decisa alla pandemia. Per questo motivo noi stiamo lavorando per far ripartire in tempi brevissimi tutti i settori giovanili, perché i ragazzi e i bambini devono tornare a giocare, perché questo significa che il nostro paese è ripartito, vuol dire che abbiamo vinto una battaglia straordinaria. Per quello che riguarda il derby, l'Aquila Vezzano, io vedo di fronte a me lo stadio, naturalmente non ho modo di guardare in campo perché ci sono le tribune che mi ostruiscono la vista, la squadra dell'Aquila però è in campo. Cappellacci parlerà alla stampa nel pomeriggio, alle ore 16.30 è convocata la conferenza stampa, dovrebbero essere tutti a disposizione per il tecnico, ha recuperato Moscianese che era stato convocato per la partita di Chieti ma poi non è sceso in campo, Altares era entrato solo nel finale ma anche lui sembra aver recuperato da qualche piccolo acciacco fisico. L'Aquila è uscita bene sì ma non benissimo dalla partita di Chieti, almeno anche a sentire le parole del tecnico Andrea Sciarra, bene il primo tempo, molto meno bene nella ripresa, così la sintesi di Sciarra negli spogliatoi dello stadio Guido Angelini domenica scorsa. Cappellacci quindi e il suo staff vorranno che assolutamente l'Aquila sia sulla corda per questa partita, un derby che si prepara da solo, quello con l'Avezzano. Avezzano che leggevo stamani sulla stampa potrebbe non poter contare su Alessandro Pendenza, quindi sarebbe un piccolo vantaggio per l'Aquila considerando la pericolosità offensiva di Alessandro Pendenza, ma si parlava del tandem offensivo a questo punto che potrebbe essere formato da Ica e Braghini, ugualmente pericolosi. Per quello che riguarda l'Aquila probabilmente Cappellacci non snaturerà il suo credo tattico, sarà 4-3-3, bisognerà vedere soprattutto quale sarà l'assetto della difesa, perché Ricci, che di solito non parte titolare essendo la coppia centrale di solito Venneri-Altares, avrà diciamo messo un po' di pepe nella competizione per una delle due maglie da centrale difensivo. Questo è un po' lo stato della situazione riguardo l'Aquila Vezzano, ma ho ritenuto opportuno, Lorenzo, anche darti quest'altra notizia importante a livello generale. Angelo, sì. A proposito, tu di solito segui l'Angolana e ha parlato Gravina ricordando di quando con Ortolano si trovavano anche in competizione sui campi, l'uno con il Castel di Sangro, l'uno l'altro proprio con l'Angolana, e ha lodato l'Angolana definendola una dei migliori settori giovanili d'Italia. Questo è nei fatti, Angolana che vinse, se non ricordo male, inizio 2000 anche uno scudetto nazionale, quindi diciamo una buona prova che dette a livello nazionale, e Gravina lo ha ricordato anche nel corso della conferenza stampa di oggi all'Aquila. Grazie Angelo, hai fatto benissimo a ricordare questo appuntamento mattutino alle ore 12 presso il comitato regionale. Io spingo sempre l'importanza dell'impiantistica sportiva, soprattutto in questo periodo storico. C'è bisogno di avere strutture adeguate, non solo per sotto l'aspetto ovviamente calcistico, ma credo che un impianto sportivo di livello possa accogliere altre manifestazioni, quindi in automatico generare un indotto sul territorio, alla regione Abruzzo, che se lo merita davvero davvero tanto. Io vorrei tornare da Federico Di Fabio, perché spesso e volentieri insomma il Delfino viene identificato come una società che valorizza i giovani. Per ora la classifica non è bellissima, ma vorrei rimarcare anche che rispetto alle altre squadre, forse, anzi senza il forse, il calendario della squadra di Bonati è stato molto, ma molto proibitivo. Cosa ne pensi, Federico? Assolutamente, Lorenzo, hai detto anche bene con i giovani. Il Delfino sa lavorare la partita contro il Chieti. In campo c'era addirittura una formazione con un'età media di 21,2 anni, davvero
piccola per un campionato così importante. Tra l'altro cito anche uno dei giovani, l'ultimo giovane spiccato nel Delfino, quello di Marco Terazzi, che comunque si sta ben comportando con il Latina in Serie D, ha giocato tre partite titolare, tre gol e diversi assist. Questo è soltanto per fare un piccolo cappello per quanto riguarda i giovani. Campionato sicuramente inizialmente proibitivo per il Delfino, non ci si poteva aspettare altro, perché comunque davanti ha avuto Chieti e Napila, che sono riconosciute da tutti, insomma, da tutti la propria forza, e quindi il Delfino aveva soltanto semplicemente bisogno di fare prestazioni. Ci è riuscito comunque con un Chieti, anche se in 10, comunque il Chieti è riuscito ad acciuffare la vittoria esclusivamente nel minuto 86, quindi con l'Aquila, dove Angelo confermerà comunque la partita è stata abbastanza gagliarda per il Delfino, sotto 1-0 nel primo tempo per un rigore di Michiché, poi comunque c'è stato il raddoppio di Michiché, ma la partita è stata assolutamente positiva con l'Avezzano. Davvero è stata una partita bellissima, molti capovolgimenti di fronti, diverse occasioni per ognuno. Ovviamente la qualità offensiva dell'Avezzano nei primi minuti ha avuto la predominanza, poi pendenza, lo sappiamo, Angelo prima l'ha citato, è un corner di razza, ma si è contraddistinto come assist man per Spinola, ma comunque detto questo, il Delfino sicuramente davanti domenica un avversario, non me ne vogliono gli amici di Capistrello, più abbordabile rispetto alle prime due, ma non tanto per la qualità del Capistrello, ma per l'estrema qualità delle altre. Delfino che però dovrà fare a meno del fulcro del gioco, Thomas Silvestri, che è appunto per somma di ammonizioni squalificato per il match di domani. Commentavamo in occasione della telecronaca di Delfino Chieti, io ed Arsene, della importanza che appunto il numero 8 ex Pescara ha per lo stacchiere di Bonati. Vedremo un po' come risponderà appunto il tecnico portuale alla sua mancanza, da vedere anche chi sostituirà, perché il sostituto appunto naturale è Simone Sichetti, che è ai box, quindi ci sarà anche un problema di formazione che probabilmente si risolverà esclusivamente domani ad ora di pranzo, qualche ora prima della gara. Sicuramente saranno del match i tre difensori che abbiamo citato prima, Albanese e Sabatini, da vedere Lupo se funzionerà appunto da centrocampista o da difensore centrale. Qualora dovesse prendere il posto di Silvestri, sarà Giannini ad accomodarsi al fianco, anzi al centro di Sabatini e Albanese. Tine Mori, Marzuk sicuramente confermati, prestazione superba del numero 7, classe 99 della Costa d'Avorio. Tine Mori, che è davvero, secondo me, appunto Lorenzo prima parlavi di giovane, è uno dei giovani più forti del campionato, perché non è fuori quota, ma comunque un classe 99, ma è davvero davvero un uomo in più, perché ha la doppia fase, ha una corsa importante, ma anche tecnicamente assai dotato. Davanti sicuramente, se non dall'inizio, ma probabilmente sarà così, ci sarà Gabriel Pete, che ha risolto alcuni problemi fisici e domenica ha giocato tutta la partita e sarà anche sicuramente nel match con il Capistrello. Poi lui predilige i campi come il San Marco Stretti, dove poter attaccare la profondità, dove potersi sacrificare maggiormente. Lorenzo Falco e Lorenzo Gobbo sicuramente saranno della gara. Vedremo un po' appunto se Bonati arretrerà Gobbo nella linea mediana nel suo ruolo naturale prima dell'arrivo con il nella mano del Delfino, e appunto farà agire qualcun altro, forse Petra Rulo, forse planamente nella fase offensiva. Per il momento, Lorenzo, non so se hai qualche curiosità, non ci sono altre notizie, anche perché Bonati, come ben sai, è molto riservato per quello che sarà la probabile formazione, quindi diciamo che possiamo fare delle ipotesi, ma non troppo diciamo dettagliate. Sì, Federico, per ora va bene così. So che forse hai raccolto delle interviste con i protagonisti del Delfino. Io ovviamente
vi rimando l'appuntamento serale delle 20:40, quello televisivo su Rete 8 Sport, naturalmente canale 11 del digitale terrestre, per rivivere questa puntata insieme alla puntata in diretta, ovviamente, i vostri servizi. Io invece ho raccolto, a proposito dell'Angolana, ringrazio Angelo Liberatore per l'imbeccato, una squadra che fa del settore giovanile il suo punto di forza, ma mi sono fatto una piccola chiacchierata con un bomber dannata come Simone Miani, giocatore che, insomma, sempre verde, riesce sempre a trovare lo spiraglio della porta. Alla fine dell'anno i suoi gol sono innumerevoli e soprattutto sono molto belli e decisivi, quindi ascolteremo anche le parole di Simone Miani, fermo in via precauzionale per un fastidio al polpaccio. Allora, con Simone Miani oggi, tra virgolette, riposo ulteriore per te, un piccolo fastidio al polpaccio, ma nessun problema, immagino, Simone. No, assolutamente, giusto a scopo precauzionale, e quindi diciamo oggi un piccolo riposo, ma i ragazzi si stanno allenando anche bene, quindi va bene così. Incognita del virus, domenica non si gioca, ancora uno stop stavolta forzato rispetto a quello del calendario, è questa l'incognita più grossa non solo per voi ma per tutte le squadre che partecipano a questo mini torneo. Assolutamente, un po' ce lo immaginavamo, abbiamo aspettato l'ufficialità, abbiamo continuato ad allenarci come se dovessimo giocare sabato con Lanciano, poi è arrivata questa notizia e sappiamo che comunque bisogna adeguarsi a queste situazioni e quindi slittiamo la partita di sabato, ma siamo pronti mercoledì poi per la partita casalinga. Ti ha sorpreso qualcosa in questo inizio di seconda stagione, come la chiamo io, oppure insomma tutto come la norma, con le squadre più blasonate che sono lì a giocarsi il primo posto? È un'Angolana che però a fari spenti darà fastidio a tutti. No, allora non mi ha sorpreso niente, perché comunque sono tutte partite molto equilibrate, quindi la partita equilibrata possono uscire tutti e tre i risultati, quindi no, non mi ha colpito niente. Vedo le squadre che sono tutte attrezzate, ecco, forse l'unico Lanciano che non ho visto solo la prima partita col Chiodi, che comunque fino al 70° aveva tenuto anche la partita bene, quindi per il resto vedo un campionato molto equilibrato, come sapevamo che fosse, le partite sono poche, quindi da una parte diciamo non bisogna mai sbagliare partita, perché se si sta là fino alla fine poi c'è sempre una piccola possibilità di fare qualcosa di inaspettato. A proposito di bomber, Casati è la sua in vetta, lo conosci benissimo e secondo me qualche indicazione arriva anche dalla tua tantissima esperienza. Dall'altra parte c'è qualche giocatore che ti ha colpito, che ti ha impressionato, che potrebbe somigliare, diciamo così, un po' a te? Beh, sono contentissimo per Giacomo, perché comunque è un ragazzo che si impegna e quindi fa piacere diciamo che ha fatto diciamo questi gol, perché comunque continua ad allenarsi nel modo giusto e quello è l'importante se ti vuole confermare diciamo. E allora non so, io non seguo proprio tantissimo le partite, però naturalmente ecco, giocatori bravi ci sono, perché comunque i vari Micide, Galli, assolutamente, quelli già li conoscevo, sono tutti tecnicamente bravi, sanno fare gol, hanno squadre importanti dietro, quindi sicuramente sono giocatori che faranno bene. È un bel campionato, perché comunque non dico che sono tutte diciamo i migliori giocatori, però tutte le squadre si sono rinforzate, perché tanti giocatori pur di non rimanere a spasso diciamo hanno fatto una scelta magari di cambiare squadra, ed è affascinante, comunque un campionato bello e speriamo che anche noi possiamo fare bene come stiamo facendo adesso. L'ultima e poi ti lascio andare dal fisioterapista, glielo abbiamo promesso, la domanda più difficile forse: chi è la favorita e chi è che raggiungerà il sogno Serie D? Io forse vedo un pochettino davanti a tutti l'Aquila, ma non per altro, perché comunque vedo che hanno una buonissima solidità difensiva e secondo me diciamo quando devi raggiungere un obiettivo bisognerebbe partire sempre da quello, diciamo, anche perché poi qualitativamente davanti sono se lo bravi. Dice un bomber come te sì, sarebbe quasi un controsenso, sì. Ma è la verità, nel senso che
non prendere gol, diciamo, quando comunque poi hai dei giocatori importanti davanti che possono sbloccarti la partita in qualsiasi momento, è importante. Quindi loro li vedo forse un gradino sopra gli altri. Grazie Simone, in bocca al lupo. Grazie a voi. E torno da Arsene Iannotti, perché ad Arsene voglio chiedere, sai se Lucarelli ha chiesto l'accredito per qualche match in particolare? Perché insomma l'Aquila l'ha affrontato, ha affrontato la formazione di Lucarelli proprio, proprio domenica. Io credo, credo si recherà proprio al Gran Sasso d'Italia, perché c'è bisogno di studiare anche l'Avezzano. Tu cosa pensi? Ma guarda Lorenzo, io penso che non ci siano dubbi su quale partita seguirà Alessandro Lucarelli, anche se diciamo il Chieti è già concentrato sulla partita di mercoledì, un incontro particolare per Alessandro Lucarelli che poi torna tra l'altro da avversario nella sua città, nella sua Avezzano, dove da allenatore con i marsicani aveva ottenuto anche in eccellenza una promozione, prima di ottenerle un'altra, una ulteriore con il Chieti nella stagione 2018-2019, quindi anche uno specialista se vogliamo in scalate alla Serie D, ma io penso che osserverà con attenzione l'Aquila Avezzano domani, una partita che al di là del risultato potrebbe concedere ai neroverdi dei risvolti positivi, Lorenzo. Io penso anche perché una vittoria dell'Aquila permetterebbe, è chiaro, ai rossoblù di affiancare in testa a 7 punti il Chieti, ma di riflesso, non so se sei d'accordo, potrebbe anche quasi estromettere dai giochi l'Avezzano. Alla vigilia del torneo era una delle maggiori candidate al successo, la squadra di Torti, che al contrario, in caso di successo, riaprirebbe... Arsene, scusami, tu pensi che un'eventuale sconfitta della formazione di Torti possa generare così un po' di depressione sportiva e quindi trovare un avversario Lucarelli più morbido nel mercoledì, ecco, successivo? Vuoi arrivare a dire Era esattamente quello che volevo dire, al contrario la squadra di Torti in caso di successo riaprirebbe tutto, ma permetterebbe comunque al Chieti di restare in solitaria, in vetta. È ovvio che io penso poi se posso permettermi, secondo me Lucarelli farà il tifo per la X nel derby tra l'Aquila e Avezzano, poi è ovvio, lo faremo vedere. Sì, è ovvio che invece un risultato di pareggio potrebbe accontentare ancor più Alessandro Lucarelli, che punta al rientro di tutti gli effettivi, anche se sappiamo, sì, dici bene, il pareggio sarà sicuramente il risultato più ben accetto da parte di Lucarelli. Lucarelli che, come dicevo, punta al rientro di quelli che sono un po' tutti gli effettivi. Hai visto anche tu la partita con l'Aquila, mancava qualche pedina, anche se sappiamo che può disporre di un organico molto molto ampio, molto migliorato rispetto alla prima parte di stagione. La sessione di mercato si è finalmente archiviata con 14 nuovi innesti, con l'arrivo anche del nuovo direttore sportivo Antonio Paciarella. Chieti, che oltre a Lanciano è stata tra le squadre sicuramente più attive, che hanno cambiato di più, ma l'umore a mio parere e anche come ho potuto constatare è molto alto in città, anche perché la squadra ha dimostrato di potersela giocare quantomeno alla pari con l'Aquila. Io proverei anche ad abbozzare già quello che potrebbe essere l'11 nella partita contro l'Avezzano, che tra l'altro è tra pochi giorni, comunque mercoledì. Ricordiamo, il Chieti oggi osserva una giornata di riposo concessa dal tecnico Alessandro Lucarelli. L'unico enigma è quello che riguarda il portiere, ma ci spiegherà poi il segretario del Chieti quali sono le sue condizioni. Se non ce la fa Matteo Forti, ci sarà uno tra Russo e Salvatore. In difesa confermati chiaramente la freschezza di Consorte, oltre all'esperienza di Filosa e Aquilanti, poi confermati anche sugli esterni Pugliello e Pietrantonio, Corticchia, Mariani, e rientra dalla squalifica Verna dopo l'espulsione. Ne approfitto per salutare anche Federico Di Fabio, proprio nella sfida che abbiamo osservato insieme con il Delfino Flaccoporto. In attacco Galli e Fabrizi, anche se salgono le quotazioni di Anassi Cramella dopo gli 8 minuti giocati
giocati con l'Aquila, lo ricordiamo Lorenzo, quello è stato anche l'esordio per Anas Cramella, che aveva avuto qualche problemino nelle giornate precedenti. Per l'edizione serale, vi ricordo, abbiamo ascoltato, ringraziamo ancora per la collaborazione il segretario del Chieti, Nicola Di Giovanni, che poi ci aggiorna sul piano degli allenamenti e sulla situazione proprio degli infortuni. Allora, Lorenzo, non so se tu sei d'accordo, quindi allora un pareggio potrebbe essere quello il risultato più consono per Alessandro Lucarelli, quello che potrebbe piacergli di più, diciamo così. Non ci sono ulteriori aggiornamenti per il momento da Chieti, è davvero tutto. Non so adesso cosa ne pensi tu sul risultato di L'Aquila Avezzano, quello che potrebbe piacere più a Lucarelli, ma ritengo a questo punto proprio il pareggio. Sì, grazie Arsene. Secondo me giocherà il classico euro, anche se non si può, sul pari, sulla X. Noi ovviamente non facciamo il tifo per nessuno, anzi non parliamo di tifo, perché insomma ieri sera almeno per me è stata una brutta partita di tennis, come dico ai miei amici, colleghi, tifosi romanisti. Però credo e spero che gli amanti dell'eccellenza vogliano vedere una gara spettacolare. Ci sono tutti i presupposti, non solo per i giocatori in campo, ma anche perché quello è un derby sentito da tutti, e quindi insomma è bello già raccontarlo, e ti ringrazio per queste insomma ultime notizie che ci dai anche su un'altra sponda, che è quella del Chieti, che è direttamente coinvolto, perché il prossimo turno il Chieti affronterà proprio l'Avezzano, e forse perché l'Aquila dall'altra parte è la squadra che contenderà fino all'ultimo secondo dell'ultimo minuto dell'ultima partita la promozione alla formazione neroverde teatina. Io voglio tornare da Angelo, che è illuminato da un sole splendido, e lo vedo che cerca di prendere posizione per realizzare insomma delle riprese più corrette. Allora Angelo, l'umore in città invece lì all'Aquila qual è? Perché ovviamente un pari che non ha soddisfatto forse sotto l'aspetto del gioco, ma se poi andiamo a valutare che l'Aquila ha un turno in più da disputare rispetto al Chieti, credo che insomma alla fine dei conti il bicchiere sia mezzo pieno e non mezzo vuoto. Assolutamente sì Lorenzo, hai sintetizzato in maniera perfetta quello che è l'umore della piazza aquilana. L'importante era uscire dal Guido Angelini di Chieti quantomeno con un punto, anche per rimanere appunto agganciati alla compagine neroverde, in considerazione appunto del fatto che il Chieti ha giocato una partita in più. Lo abbiamo detto, soddisfazione a metà per quella che era stata la partita di settimana scorsa, bene il primo, meno bene il secondo tempo. Vero è che a questo punto la partita di domani e poi anche l'infrasettimanale che vedrà l'Aquila a Capistrello diventano due Angelo, perdonami. Perché vedo Alice Pagliaroli proprio da Capistrello che ha placcato davvero stopper mister Giordani. Noi ovviamente dobbiamo lasciare spazio ai ragazzi, spazio al mister, e allora do subito la linea ad Alice, che è stata bravissima nell'intercettare il trainer della formazione massicana. Alice, linea a te. Innanzitutto mister Giordani oggi ha 2 minuti di ritardo, quindi alle 15.30 non era ancora arrivato, ho rischiato quasi di preoccuparmi. Mister, grazie per la disponibilità. Beh, beccherà la multa, se c'è un regolamento il mister multa, beccherà forse, la multa. Probabilmente sì. Qualche euro per lui, sì, assolutamente. Allora mister, si tornerà in campo finalmente dopo 2 settimane, siete scesi in campo soltanto in occasione della trasferta contro l'Angolana, magari c'era la volontà di tornare subito in campo, ce lo faceva notare anche Lorenzo la scorsa settimana, però questo è un ambiente molto sereno. E soprattutto la prestazione a Città Sant'Angelo è stata una prestazione molto positiva. Sì, l'ambiente è sereno, avevamo voglia di giocare perché ci eravamo confrontati, avevamo visto che comunque siamo in grado di poterci confrontare con le squadre insomma alla nostra portata, e quindi il concetto era quello subito di provare poi a fare qualche punto in casa con la partita che ci avevamo. Adesso altri 15 giorni di stop, sarà un terno all'otto anche questa volta capire soprattutto la condizione fisica, però c'è serenità, la prestazione è stata ottima nella prima partita, speriamo di ripeterci domani.
In occasione del rinvio, tra l'altro, Lorenzo, il mister credo sia andato a vedere una partita, in particolare quella del De Marzi, quella dell'Aversano. Non so che impressioni ha avuto mister dalla partita. Sì, una partita tosta, una partita due squadre toste, una partita da due volti. Un primo tempo dove la Flacco ha fatto benissimo, poi l'Avezzano è uscita e ha avuto pure occasioni per vincere la partita, però una partita come tutte le partite d'eccellenza, equilibrata, dove poi i dettagli fanno la differenza. Il mister ha studiato bene quei dettagli, perché credo ci sarà qualche accorgimento da un punto di vista tattico. Non so se posso svelare qualcosa, magari mi interromperà, però forse il modulo si presterà anche all'avversario di domani. Ma guardi, il concetto noi lo abbiamo espresso già da inizio campionato. Proveremo a fare il nostro calcio, sinceramente, quindi non andiamo molto sugli avversari, ma sempre per il discorso che hai detto tu, che c'è molta serenità, il concetto di non dover badare ai punti e più alla prestazione e di mettere in mostra i ragazzi ci permette di andare a fare un calcio molto propositivo, e poi l'importante è che venga la prestazione, per il resto i punti poi a luglio ne riparleremo. Grazie, mister. Alice, ascolta, posso chiedere una curiosità al mister? Non so se mi ascolta o se perfetto. Allora, io al mister voglio chiedere questo: è un campionato con una formula particolare, ovviamente. Secondo lui, sono sicuro che mi risponderà che la verità sta nel mezzo, ma secondo lui è più importante essere incisivi e forti sotto porta o avere compattezza in difesa? Sentito? Hai dato già la risposta, l'ho detto prima, la verità sta nel mezzo, nel senso che mister, è meglio rischiare ogni tanto, quando... è meglio rischiare ogni tanto, sbilanciarsi, perché poi ovviamente si rischia di perdere il treno. Il pari serve a poco in queste occasioni, quello intendevo. L'ho detto prima, lo ripeto, noi andiamo a fare la nostra partita, l'abbiamo fatto in 10 lì, abbiamo provato a farla in 10 lì contro l'Angolana, proveremo a farla anche domani. La verità sta nel mezzo, nel senso, io da quando faccio calcio, ma pure da calciatore, prima si usava molto fare difesa contro attaccanti, vincevano sempre i difensori, quindi è una cosa che è rimasta, però il calcio è cambiato adesso, indipendentemente poi dalle filosofie, che siano quelle di Guardiola, quelle di Conte, l'importante è trovare equilibrio e fare le due fasi in un determinato modo. Grazie mister, grazie a voi. Grazie, okay, mister. Allora, lasciamo andare il mister. Tant'è, Alice, stavo per aggiungere che il mister ha ragione, anche perché la storia del calcio ci insegna che spesso e volentieri le coppe, quelle più importanti, vengono alzate dalle squadre che hanno quei difensori che poi possono decidere dei match importanti. Ovviamente io ricordo con affetto i gol di Fabio Grosso, e questo un po' sta a certificare la bontà di quello che pensa anche il mister, che spesso tra difensori e attaccanti i difensori sono più forti rispetto all'altro reparto della squadra. Se mi permetti una piccola battuta, come difensori ieri della Roma, in pratica. Hanno segnato dalla parte opposta, diciamo così, sono stati degli ottimi assist men, però non rincarare la dose, perché già ripartire stamattina è stata dura. Parlare di calcio, anche se ieri, lo ripeto, ho fatto anche perché c'è sempre il ritorno, Lorenzo, c'è sempre un ritorno, una gara di ritorno. Siamo abituati ai miracoli, ma di solito i miracoli sono rari, e già ne abbiamo fatti un paio nella nostra storia, quindi va bene così. Torniamo in eccellenza. Alice, non so se hai le ultime notizie, poi ovviamente saluto te e gli altri. Ma lui non si è sbilanciato, io ho aspettato si allontanasse, adesso vi do la formazione per domani, così almeno siamo tutti più tranquilli. Mi ha detto, tra l'altro, a microfoni spenti, che uno dei due dubbi che esistono in occasione della partita di domani, cioè quello riguardante Davide Rozzi, il difensore centrale classe 2003, tra l'altro titolare ormai qui al Capistrello da un paio d'anni, qualche problemino fisico per lui, in realtà dovrebbe aver recuperato, per cui almeno questo dubbio l'ha risolto così. Allora, Fanti tra i pali, 4-3
4-2-3-1 e allora cambia il modulo rispetto alla partita di Città Sant'Angelo, era un 4-2-3-1 con una tre quarti più folta, quella questa volta ci saranno le mezzale a centrocampo, per cui Fantauzzi e Lombardo, terzini Silvestri e Rozzi, centrali in difesa e poi De Meis davanti appunto al blocco difensivo, le mezzali di Renzo e Antonini. Antonini è l'altro dubbio perché c'è un problemino fisico anche per lui, però insomma si scioglierà credo soltanto nella giornata di domani, perché non è neanche presente all'allenamento, credo sia alle prese con le terapie, e allora gli auguriamo chiaramente di risolvere. Poi davanti Salvati e Franchi, alle spalle di Cirelli, unica punta come vi dicevo, Cirelli che mercoledì non si è allenato in via precauzionale, però insomma aspettiamo domani per quest'ultima battuta, e allora rimangono un paio di punti da risolvere per il mister, vediamo la notte se gli porterà consiglio e soprattutto se gli porterà fortuna. Per il resto credo abbiamo detto davvero tutto, io vi lascio se non ci sono ulteriori domande, da Capistrello è davvero tutto. Grazie, grazie Alice, come sempre attenta, precisa e puntuale. Tra l'altro sento anche dei lavori in corso lì a Capistrello, sì, e non sapere, sono le ferite alla tattica. Sì, vuoi sì, dai, sono curioso, allora, siamo curiosi, dai. Praticamente stanno saldando delle componenti di una porta, di una delle porte, poi probabilmente le riverniceranno, sono 4-5 operai, però insomma credo si stiano anche divertendo, per cui insomma una bella giornata di lavoro qui al comunale di Capistrello. Il suono non è piacevole, però insomma no. ammetto che loro sono lì anche un po' a divertirsi, perché si fa per uno scopo molto molto bello. E allora io credo sia stato detto davvero tutto dai quattro campi. Qui a Città Sant'Angelo ovviamente una settimana tranquilla, perché la squadra non giocherà a causa Covid. Noi ovviamente facciamo in bocca al lupo ai ragazzi del Lanciano, sperando di rivederli presto sui campi di eccellenza. Come detto in precedenza, ho raccolto anche le impressioni non solo per la gara che doveva esserci in generale, però anche del campionato con Simone Miani, per farci raccontare appunto quelli che sono i suoi pensieri relativamente alle squadre, ai bomber, ai difensori, insomma alla storia un po' dell'eccellenza in generale. Io ringrazio Alice Pagliaroli da Capistrello, Arsene Iannotti da Chieti, da Pescara Federico Di Fabio e dall'Aquila Angelo Liberatore. A voi telespettatori do l'appuntamento stasera alle ore 20:40, naturalmente su Rete 8 Sport, canale 11 del digitale terrestre, per rivivere questa puntata insieme ovviamente agli spunti raccolti dai nostri inviati che hanno intercettato gli addetti ai lavori, soprattutto mister, dirigenti e calciatori, per farci raccontare quello che sarà il turno di domani. Torna in campo l'eccellenza, poi tornerà in campo mercoledì prossimo, quindi 5 giorni di fuoco per, non dico decidere, ma per avere nuove informazioni su quello che sarà sicuramente un campionato avvincente. Da Lorenzo Valeriani è davvero tutto, vi ricordo l'appuntamento serale su Rete 8 Sport, ore 20:40, con Eccellenza On Air. Buon pomeriggio.